Non so, secondo me qui c'è da fare una premessa. Io devo dire, questi discorsi qui li ho sentiti mille volte e devo dire che ogni ragionamento ha il suo punto di ognuno ha ragione dal suo punto di vista, naturalmente. Sul federalismo però c'è da fare un piccolo ragionamento. Cioè io non mi pare che ci sia un Il caso ritto di Corriere della umanità Sera. di federalismo nato per disaggregazione. Cioè, quindi noi stiamo affrontando un percorso un po' inedito nella storia dell'umanità e sinceramente io non ho un'idea chiara di che cosa può venire fuori da questo processo. Secondo me può venire fuori anche, diciamo, l'estremo, cioè quello che ancora forse qualcuno auspica, cioè la secessione. E perché io ho l'impressione, ma non è un'impressione soltanto mia, ci sono autorevoli studi che, diciamo, sostengono questo. E bisogna vedere i costi di questa operazione qui, bisogna vedere quanto, diciamo, questo, il tessuto del paese, ammesso che questo sia ancora un paese, no, sarà in grado di sopportarlo. È vero, Cacciari è ragionissima, cioè questa classe politica non si ricorda la storia, non sa le nostre radici, adesso si fanno dei ragionamenti, dei rapporti tra nord e sud, senza ricordare dei fatti importanti, cioè il paese, l'unità d'Italia non l'ha voluto il sud, l'ha voluto il nord. I mille, credo che 250 fossero bergamaschi, un centinaio bresciani e comunque erano tutti Italia, settentrionali. ma O quasi solo. tutti. Fu una grande operazione politica voluta dal nord. Il post-fascismo, diciamo, l'epoca di Gasperiana che ha diciamo, lanciato la grande questione meridionale con la Cassa del Mezzogiorno, non ci dimentichiamo che gran parte di quei contributi sono finiti alle imprese del nord che andavano al sud e poi spesso e volentieri. Per carità, con una responsabilità gravissima della classe dirigente meridionale, perché anche quando è stata al governo centrale, non ci dimentichiamo che la classe politica meridionale è stata al governo centrale per tanti anni in questo paese e Giusto. non è cambiato assolutamente nulla nel rapporto, diciamo, tra il nord e il divario si è anzi accentuato perché loro hanno proseguito in questa politica degli sprechi e delle clientele. È stata la classe politica meridionale che ha, diciamo, approfondito questa. Quindi da questo punto di vista ci sarebbe da fare, forse approfittando anche di queste date retoriche come il 2 giugno, no, una profonda riflessione. E effettivamente questo è un paese che ha bisogno di ritrovare un po' se stesso se vuole ancora stare insieme. Ecco, bisogna che ragioniamo tutti quanti insieme sul fatto se ci sono ancora le stesse ragioni che nel 1860 hanno portato un paese dove il 97% non parlava la stessa lingua, no? A formare una specie di nazione. Questa è la domanda, secondo me, che bisogna farsi oggi. Allora, io volevo che provi a rispondere Massimo Cacciari. Sono ancora le ragioni dell'unità oppure invece stiamo andando in maniera quasi sotterranea verso una forma di secessione? Le ragioni dell'unità sono altrettanto obiettive del fatto della lacerazione, della divisione. Le ragioni dell'unità dipendono anzitutto da Massimo motivazioni di Cacciari, 2 giugno, la ordine economico 7. assolutamente obiettivo. In un'epoca di globalizzazione i piccoli staterelli, le piccole nazioni sono destinate a naufragare. O trovano tra di loro accordi forti, compromessi costitutivi, costituenti, oppure non possono competere sul piano della ricerca, dell'innovazione, sul piano economico. Quindi le ragioni della ricerca sono assolutamente evidenti, ma ciò necessario non sempre è possibile. E allora adesso, e per rendere questa cosa necessaria possibile, occorre, soprattutto in un paese che la sua unità non l'ha ancora trovata, e qui i discorsi sarebbero lunghi, complicati. Occorrono grandi ceti politici che francamente non vedo. Occorrerebbe passare da quello che Leopardi diceva, il gusto della disunione, il gusto di fare ognuno, di cercare da parte di ognuno di fare dell'altro il proprio sgabello.
appunto l'assenza totale di ogni idea di bene comune, l'affrontare le palesi ingiustizie, tra cui certamente la distribuzione della ricchezza, perché è evidente che non può andare avanti un paese in cui in tre regioni c'hai un residuo fiscale del 70%, questo non è lega o non lega, questi sono fatti obiettivi. Se su 100 di imposizione fiscale, di tasse nel Veneto, in Lombardia, il 70 parte e se ne va, è chiaro che questa è una situazione che alla lunga diventa intollerabile, lega o non lega, no? È palese, è evidente, e allora bisognerebbe mettere mano in modo realistico a queste ingiustizie. Ma non basta, è chiaro, no? Perché se il federalismo è soltanto federalismo fiscale e non è anche, come dice il termine, un patto di solidarietà e quindi non comporta una riforma delle istituzioni, un parlamento delle autonomie, se non si riconosce all'interno del discorso federalista il ruolo dell'ente locale, della città, che è la vera il fulcro della storia italiana, quella storia italiana non è di regioni, le regioni come diceva Calamandrei sono dei catafalchi centralistici, esattamente come lo Stato centrale nel 90% dei casi, ma sono le città, come è stato sempre riconosciuto dai veri federalisti, da Cattaneo al nord a Salvemini al sud. Bene, ma dov'è che c'è un ceto politico che si mette intorno al tavolo, per così dire, per usare la vecchia immagine, e affronta con realismo, con disincanto, con sobrietà, con voglia di collaborare queste questioni costituenti? Non c'è, quindi mancando questo la politica la si fa con l'elite, smettiamola con queste retoriche, la grande politica è sempre stata il prodotto di elite, va bene? Ecco, allora per citare di nuovo Leopardi, quello che manca in Italia è quella che lui diceva la società stretta sono elite politiche che hanno un grande senso dell'onore, che dicono che la virtù è premio a se stessa, che cercano questo, che se ne fregano del consenso e dei sondaggi ogni secondo giorno, perché queste sono le grandi elite politiche. E in Italia non ce n'è adesso, non ce n'è da due secoli, da tre secoli, non ce ne sono mai state. Questa è la situazione. Allora, con questo quadro piuttosto, devo dire, drammatico dello stato dell'Italia, ci fermiamo per qualche istante.